Dottore Montalbano, Mazzara del Vallo ormai da un po' di giorni è in preda alla cosiddetta psicosi da coronavirus. Intanto una qualche preoccupazione per quanto stanno rientrando in città dalla Lombardia e dal Veneto. Quali sarebbero se ci sono degli obblighi per queste persone? Per chi torna da, dopo aver soggiornato e essere transitato nelle cosiddette zone rosse, cioè dove ci sono le maggiori operazioni di contenimento da parte dello Stato, è previsto che arrivando qui debbano comunicare questa circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP. Questa è una precauzione che è tra le misure di contenimento sul territorio nazionale, specificando che al momento la nostra zona non è una zona rossa, cioè non è una zona dove particolarmente c'è l'attenzione, dove ancora non ci sono dei focolai ben identificati. Chi però dovesse venire da queste zone, cosiddette zone rosse, ebbene, anzi deve comunicarlo all'ASL, subito, appena arriva. La mancanza delle mascherine e dei disinfettanti in gel è una cosa chiaramente ovvia e comprensibile perché non si poteva pensare, insomma, di avere a disposizione tutti questi presidi e credo che sia un problema che non sia soltanto locale mazzarese. Infatti ho letto stamattina che già Federfarma si è predisposta per allertare e chiedere la massima collaborazione da parte della Protezione Civile per riuscire appunto a reperire questi presidi, appunto le mascherine. E quello che posso dire io come farmacista è che noi, e vi invito a venirlo a vedere, a controllarlo, questo decalogo che è stato promulgato, è disponibile nelle farmacie, che prevede fondamentalmente avere la massima igiene, di lavare spesso le mani con acqua e sapone, di avere qualche cautela anche nel contatto, stando a particolare distanza con persone che soffrono di infezioni respiratorie. E per il resto è chiaro che il detergente a pronto uso, disinfettante, può essere una cosa utile. In questo momento chiaramente è mancato, però posso già dire che è un problema che verrà risolto, sì, questo quello del detergente, della diamuchina o simili, nei prossimi giorni senza alcun problema. E in ogni caso questo qua non preclude il fatto di dover lavarsi spesso le mani e curare particolarmente l'igiene delle mani e comunque non avvicinare e non toccarsi il viso anche dopo essersi disinfettati, ma poi bisogna sempre lavare le mani.